Allora iniziamo con l'appello. Prego, segretario. Buono pane Rizzieri. Dello buono Anna. Gramaglia Giulio. Volpe Giuseppina. Moscarillo. Presente. Buono Emiliano. Rano Angela. Fatale Fausto. Maio Salvatore. Carmine. Chiara Donna. Assente. Passaro Lia. Sapone Luciano. Allora, il primo punto all'ordine del giorno del sindaco. Prego, sindaco. Allora, buongiorno a tutti, grazie per una brevissima conclusione che però penso sia opportuna. E parliamo di acqua, parliamo di ristori per il comune di Montella. Stamattina ho anticipato, ho aggiornato il capogruppo Salvatore Maio su questa agenda. La regione Campania nel corso di quest'anno ha chiuso un accordo con la regione Puglia, l'acquedotto pugliese, e, perché in forza di una legge del 94, mi pare la legge Gallo, quando una regione trasferisce risorsa idrica ad altra regione lo deve fare sulla base di un accordo, cosa che non era mai stata fatta. Per la verità penso che sia il primo accordo che viene fatto tra regioni a livello nazionale. Fatto questo accordo, ovviamente la Regione ha messo mano a un po' di criticità che ovviamente sono del passato, e tra questi anche il discorso dei ristori alla Regione Campania e nello specifico all'Irpinia, alcuni comuni di questa parte di territorio, perché la risorsa idrica nasce appunto in questi comuni. Vi erano in precedenza delle convenzioni dirette di alcuni comuni con Acquedotto Pugliese e Regione Puglia, oggi invece tutto fa capo alla Regione Campania. La Regione Campania in questo accordo ha previsto tra le altre cose anche progressivamente una riduzione del trasferimento della risorsa idrica che verrà conservata su questo territorio in un quadro di autonomia idrica regionale. Occorrerà fare le infrastrutture evidentemente per conservare quella risorsa, e però nell'accordo sono previsti i ristori a questo punto gestiti direttamente dalla Regione Campania e non dai singoli comuni. È già stata fatta una prima convenzione Regione Campania Comune di Caposele, avrete seguito, è stata fatta altra convenzione Regione Campania Comune di Conza per il discorso della diga. Ne verrà fatta adesso, ne verranno fatte altre, ma questo era poi il momento invece per entrare anche come comune di Montella, perché è oggettivo il fatto che la risorsa idrica che affiora a Bagno della Regina appartiene al comune di Montella, cosa che non è stata mai rivendicata, mai. Sono 100 anni e non è stato mai fatto questo discorso. Questo è il momento. Stiamo facendo una verifica, ne parlavamo da un punto di vista tecnico con Salvatore Maio stamattina, una verifica, chiaro che l'unica sorgente che riguarda il comune di Montella è Bagno della Regina, in parte, perché è proprio su quella sorgente che vi è il confine comunale tra Montella e il comune di Cassano, poi Cassano Irpino ha altre sorgenti. Stiamo facendo questo calcolo con dati scientifici, in maniera gratuita ci sta dando una mano Sabino Aquino, che è un esperto, l'architetto lo conoscerà, e quindi sulla base di una relazione che ci verrà fatta faremo una richiesta o singolarmente o insieme al Comune di Cassano, alla Regione Campania, per finalmente ottenere anche noi un ristoro che è di carattere economico e che viene computato, calcolato in base ai litri al secondo che di fatto vengono ceduti, sulla base di quello che è una media annua che la sorgente riesce ad offrire. E l'ultimo dato è Bagno della Regina complessivamente una media annua di 1080 litri al secondo. Questa è la capacità di quella sorgente. Faremo valere le nostre ragioni, è arrivato il momento, un ristoro di carattere economico che va reinvestito sempre rispetto alla risorsa idrica. Poi ci sarà modo di discutere anche di questo aspetto una volta appunto ottenuto questo obiettivo, mi auguro a brevissimo. È però questo un tema importante che ho ritenuto di dover comunicare a tutti voi. Grazie.
Grazie sindaco. Passiamo al secondo punto. No, volevo solo domandare una cosa. Quindi sindaco, siccome mi ricordo di alcune diatribe col comune di Cassano, quindi quella sorgente è del comune di Montella. Almeno in parte. Ah, in parte. Almeno in parte è del comune di Montella. Ora occorrerà diciamo stabilire in che misura, in che percentuale è certamente da attribuire al comune di Montella, e su quello puoi fare un calcolo di litri al secondo e quindi di ristoro economico. Altri interventi? Va bene, grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Dobbiamo dare per lettura dei verbali della seduta consiliare precedente, verbali dal numero 19 al numero 25, seduta consiliare del 19 luglio 23. Chi è favorevole? A unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni. Chi chiede la parola? Prego, consigliere Maio. Niente, volevo semplicemente fare delle osservazioni a dei post che sono usciti e che ci chiamano in conto. Quindi, pur non attinente agli argomenti del Consiglio, penso sia utile in questa sede tranquillizzare i cittadini tutti, e tra questi coloro che all'oscuro sia degli atti progettuali sia delle ulteriori determinazioni e scelte amministrative, scrive faziose inesattezze sui social tali da mettere in allarme chi, ingenuamente, crede senza informarsi. Per questo, prima di entrare nel merito della questione, ripetiamo che l'amministrazione, e non meno gli uffici tutti, sono predisposti sempre a spiegare, ad informare, quando in modo civile chiedono chiarimenti, e questo per evitare fraintendimenti e provocazioni. Detto ciò, i lavori di completamento della pavimentazione della vecchia strada che porta al complesso monumentale del Monte interessano soltanto la parte superficiale della carreggiata, e per questo non sono previsti scavi tali da richiedere una qualche ispezione archeologica. La pavimentazione di progetto, del tutto simile a quella del tratto già realizzato, verrà posta in opera per lo più sullo strato di pietrame esistente, riconfigurando le pendenze trasversali per disciplinare le acque meteoriche. L'attuale pavimentazione, se così si può chiamare, è costituita prevalentemente da pietrame sciolto, con qualche modestissima rilevanza della vecchia e non antica pavimentazione di pietre squadrate, rilevabile in posizione trasversale a mo' di gradini, e per pochi metri lineari posta al margine stradale in senso longitudinale sul lato di valle, complessivamente pochi metri lineari, purtroppo essendo quella originale divelta dalle acque meteoriche non disciplinate, dall'incuria e più in generale dall'intemperie. Da anni immemori poi risultava anche pavimentata in bitume nel tratto in prossimità al ripartitore dell'Alto Calore, per di più nell'area più sensibile e storica, quella che è la laterale alle mura del castello, si sviluppa dall'intersezione della strada principale fino alla chiesa, che è pavimentata in cemento. Quindi, detto ciò, niente che abbia una valenza storica, tanto che anche lo strumento urbanistico la riporta in area agricola e non segnala alcuna rilevanza archeologica. Ricordo che la pavimentazione esistente risale agli anni 90, quella già realizzata, ed è realizzata parzialmente solo per mancanza di fondi, e che tra i firmatari del progetto complessivo dell'epoca c'era anche una persona della sovrintendenza. Nonostante ciò, gli atti progettuali attuali contengono una relazione paesaggistica non dovuta e una pertinente documentazione fotografica che giustifica quanto ora asserito da me. Tra l'altro, lo stato della strada, in parte ancora visibile, era conosciuto dalla maggior parte dei concittadini, molti dei quali, come me, la percorrono per trekking settimanale. Tanto per stare sereni e per ulteriore tranquillità, prima dei lavori è stata sentita, per le vie brevi, la sovrintendenza dei beni ambientali, architettonici e storici di competenza, quella di Avellino, che ha liberato i lavori.
Ancora, l'amministrazione, conscia della sensibilità del sito e ciò che rappresenta, ha richiesto già in fase di progettazione che la pavimentazione esistente, ripeto, purtroppo di pochi quadrilionari, di modeste quantità, venisse conservata per il suo riutilizzo quale valore aggiunto della pavimentazione di progetto. Aggiungo e termino che in accordo con l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, ai margini della strada saranno realizzate le basi idonee alla successiva installazione delle stazioni della Via Crucis ed un cavidotto, previsto in questo progetto, per l'installazione della pubblica illuminazione con progetto in corso di redazione. Spero che la spiegazione per la divulgazione sui social di notizie false e tendenziose, come si dice di prassi, sia stata sufficientemente esauriente e tale da scongiurare ulteriori inutili allarmismi dalla vera opposizione, che non siete voi. Non so se è un complimento o un'offesa, consigliere Maio, va bene. E tanto posso dare un contributo a quello che ha detto il consigliere Mario? Prego, prego, consigliere. Allora, prego. Io ho avuto modo di vedere il progetto, e quindi nel progetto, se non erro, ci sta una dichiarazione del progettista che dice che praticamente, siccome, come diceva il consigliere Maio, lo scavo riguarda una già precedente strada e quindi solo, diciamo, la rifinitura superficiale, non c'è bisogno della cosiddetta, mo si chiama VPI, valutazione preliminare di impatto archeologico, e quindi questo è un conto. Bene ha fatto comunque il progettista a fare la valutazione paesaggistica, perché comunque è una zona boschiva, eccetera eccetera. Ma prendo la palla al balzo per sottoporre al sindaco e pure all'amministrazione che nell'attuale PUC non c'è una zonizzazione archeologica. Adesso, siccome sto vedendo che nei bandi e nei progetti esecutivi la richiedono sempre ed è abbastanza complicato, eccetera eccetera, io invito l'amministrazione a creare questa zonizzazione archeologica, anche perché il comune di Montella ha diverse zone, fra cui il PIP, dove mi risulta che anticamente c'erano delle rilevanze storiche. E tant'è vero che il comune di Montella adesso inizia a chiedere, sindaco, delle valutazioni in questo senso. Quindi fare una planimetria e una zonizzazione specifica aiuterebbe anche i tecnici di Montella a capire quando è richiesta e quando non è richiesta, perché attualmente la norma è un po' aleatoria, lascia spazio a interpretazioni dell'ufficio tecnico. Quindi per una maggiore chiarezza io invito a fare questa cosa. Grazie. Grazie. Prego, sindaco. Grazie, presidente. No, colgo l'occasione per l'invito rivolto dall'architetto Musano. Noi stiamo mettendo mano al PUC e quindi è questa l'occasione, non solo questa, diciamo, per far emergere cose che certamente si potranno sistemare per il futuro. Abbiamo fatto una delibera di atto di indirizzo già da qualche tempo agli uffici tecnici per avviare questo percorso, in un'ottica che è di creare le premesse affinché si possa dare concreta attuazione al PUC, perché a distanza di qualche anno dalla sua entrata in vigore oggettivamente si sono verificate delle criticità, ma è normale, insomma, no? È stato testato quello strumento urbanistico e quindi ci si è resi conto che ha bisogno di essere revisionato rispetto ad alcuni aspetti. Un percorso quindi che abbiamo già avviato, seguirà tutta un'attività che poi di prassi e di confronto rispetto al territorio, gli stakeholders, le associazioni di categoria e quindi evidentemente anche quella dei tecnici, e sarà poi questo il momento in cui andremo a far emergere appunto queste criticità per provare a risolverle. Grazie. Grazie, sindaco. Altri interventi? Prego, consigliere. Mi riferisco sempre al progetto del tratto di strada che va su al Monte. Io non ho avuto modo di guardare il progetto come l'ha visto il capogruppo. Volevo sapere, per quanto riguarda la regimazione delle acque, cosa è stato previsto, come e in che modo, e per quanto riguarda anche, considerato che ci sono delle pendenze di terreno sempre a salire, se ci sono opere di ingegneria naturalistica, tipo una regimazione di contenimento di terreno, fascinate, viminate, qualcosa del genere, perché secondo la mia opinione è una cosa
indispensabile e giusta a contenimento di discese di terreno. Questo è tutto. No, giusto una risposta al volo. In realtà sì, quel progetto è un progetto che attiene alla messa in sicurezza del territorio. Diciamo, pure questo ci è stato contestato, cioè, ma che c'entra la messa in sicurezza del territorio con il rifacimento della strada? Evidentemente chi parla non ha cognizione, lo fa senza cognizione di causa. È un momento quello per un intervento di messa in sicurezza anche attraverso opere di ingegneria naturalistica e nello stesso momento di pavimentazione e reggimentazione delle acque. Si va a completare un lavoro già iniziato anni fa, un peccato non finirlo, e perché rappresenta poi un luogo dove si può passeggiare e arrivare facilmente al complesso monumentale di Santa Maria della Neve, illuminato, perché puntiamo anche ad illuminarlo, e quindi diciamo ridare valore ancora di più e a quel luogo, ma anche alla stessa strada. A me dispiace che non si perda occasione, perché è giusta la critica, sempre legittima, però occorrerebbe prima approfondire, prima ancora di lamentarsi di qualcosa che non esiste. Anche perché poi chi lo sta facendo, vorrei capire dove stava quando è stato posato il bitume lungo un tratto di strada, quando è stata pavimentata un terzo della stessa strada negli anni 90. Diciamo, si riscoprono tutti i tecnici ambientalisti in questo momento. Grazie sindaco. Altri interventi? Va bene. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 147 del 6/10/23, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario 23/25, articolo 175, comma 4, decreto legislativo numero 267/2000. Prego, Assessore Volpi. Sì, allora io farò solo una piccola introduzione tecnica, perché si tratta, ahimè, di un argomento abbastanza delicato sul quale relaziona il Sindaco. Noi siamo chiamati a ratificare la delibera di giunta numero 147 del 6 ottobre 2023, perché ormai insomma avete imparato, sapete bene, se l'articolo 175 del decreto legislativo 2017 del 2000, noi possiamo adottare in giunta delle variazioni quando c'è una urgenza che vengono poi ratificate in Consiglio. Ed è questo. Siamo stati costretti purtroppo a questa situazione perché è nata l'esigenza di richiedere, allo stato attuale è solo una richiesta di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, di 1.076.302 euro, quindi un importo importante sul quale chiedo al Sindaco di fare una breve relazione. Ne avevo parlato nella conferenza dei capigruppo, avevo anticipato il tema ai presenti e quindi anche al consigliere Musano. Il tema è quello del depuratore, tema che conosciamo purtroppo, ahimè, conosciamo un intervento che risale a un po' di anni fa. Parliamo di un finanziamento legato all'accelerazione della spesa quando presidente della Regione Campania era Caldoro, quindi parliamo forse di una decina di anni fa, grosso modo. Il Comune di Mentella immagina giustamente di mettere in piedi un progetto di nuovo depuratore, dismettendo i precedenti e creando un nuovo depuratore, ma anche creando un collettore nuovo nella zona che è il ponte della Lavandaia, quindi anche un tratto di fogna. Ne abbiamo discusso più volte, probabilmente non era quella la soluzione, perché la tecnologia immaginata, non solo costosa, poteva creare dei problemi. Purtroppo così è stato. È un impianto che viene definito a membrane, che solitamente viene utilizzato nei comuni dove intanto c'è una rete fognaria che distingue acque bianche e acque nere, dove non c'è molto spazio per allocare un depuratore, perché diciamo occupa poco spazio l'impianto in sé, e quindi probabilmente non era quella la soluzione da adottare. Ma andiamo oltre a questo punto. Ci siamo trovati noi nella fase cruciale, cioè dopo l'avvio dell'impianto, che è avvenuto non ad opera della ditta che lo aveva realizzato, ma di un'altra azienda, perché intanto c'era stata una rescissione contrattuale e l'amministrazione fa avviare, la precedente amministrazione, questo benedetto impianto da un'altra ditta. Quindi si sono creati una serie di problemi per cui
la ditta Bulfaro, con la quale l'amministrazione a questo punto è in contenzioso, abbiamo più contenziosi purtroppo, che cosa contesta? Non ha funzionato perché non siamo stati noi a metterlo in esercizio, e così diciamo una serie di problemi. Sta di fatto che a un certo punto, dopo un avvio dove abbiamo potuto apprezzare diciamo il lavoro che l'impianto riusciva a svolgere, dopo pochi mesi le membrane invece hanno dato problemi. Per evitare di inquinare il fiume, quindi attraverso quello che è lo scarico del depuratore del fiume Calore, abbiamo dovuto necessariamente correggere il tiro e quindi fare delle modifiche allo stesso impianto, rimuovendo le membrane. Non c'era altra soluzione. Rimettendo in esercizio anche l'impianto di depurazione che è vecchio, che è appunto è a Stratola. E quindi ci siamo messi in questo modo in ordine rispetto a possibili e potenziali attività inquinanti. Il tema però vero è che noi questo progetto dobbiamo concluderlo, portarlo a termine. Abbiamo avuto sollecitazione da parte della Regione, il tempo a questo punto stringe perché siamo chiamati a completare l'opera, così come da progetto messo a bando e quindi con le membrane, e lo dobbiamo fare entro fine anno. Lo dobbiamo fare realizzando nuove membrane, quindi installando nuove membrane, collaudando l'impianto e certificando la spesa. Il rischio qual è? È quello che la Regione a questo punto ci chieda la restituzione del finanziamento, e non è più una volontà della Regione. Il dialogo paradossalmente non è più con la Regione, perché la Regione a sua volta è stata richiamata dall'Europa. Quindi è un problema che ci stiamo trascinando e stiamo provando a trovare tutte le soluzioni possibili per il bene dell'amministrazione, delle casse comunali e della comunità. Voi immaginate il Comune di Montella chiamato a restituire 9 milioni e 600 mila euro. Ora, detto questo, la strada che abbiamo in qualche modo concordato con la stessa Regione è questa. Noi andiamo a ripristinare l'impianto rimettendo le membrane, una spesa che sommando le diverse voci si aggira intorno al milione, come diceva l'assessore Volpe. Noi abbiamo ancora però la possibilità, abbiamo ancora dei fondi in regione che ci devono essere trasferiti, e che non ci possono essere trasferiti perché non abbiamo concluso l'opera, quindi è un cane che si morde la coda, e quindi da qui la necessità a procedere immediatamente con una variazione oggi che andiamo ad approvare, che ratifichiamo perché è già approvata in giunta. Abbiamo avviato la procedura per chiedere un finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, e perché ci mette nelle condizioni di operare immediatamente in attesa di recuperare gli stessi fondi dalla Regione a conclusione dei lavori. Quindi è una soluzione che abbiamo dovuto per forza mettere in campo, perché è il male minore rispetto al pericolo oggettivo di dover restituire alla Regione Campania 9 milioni e 600 mila euro ad oggi. Per un'opera non adatta al nostro territorio, dove evidentemente molti gli errori sono stati fatti, che abbiamo ereditato e che cerchiamo di gestire. Abbiamo ottenuto anche delle sanzioni di carattere amministrativo, io personalmente, perché il sindaco ne risponde in materia di reati ambientali, perlomeno abbiamo eliminato la possibilità di una responsabilità penale, però rimane quella di carattere amministrativo e quindi pende anche su di me questa cosa, cioè di dover pagare sanzioni. Sono due, mi pare, torna ai 30, una di oltre 30.000 euro, una di 15.000 euro. Questo perché faccio il sindaco e ho ereditato questa situazione. Quindi, ma al di là di questo, la cosa importante adesso è provare a completare quest'opera e farlo come da progetto e farlo entro fine anno. La Regione ci sta dando una mano per quello che può, perché è chiaro che sarebbe un fallimento per la stessa Regione dovendo restituire questi fondi all'Europa. Ripeto, un progetto che noi trasciniamo da quasi 10 anni e che non era assolutamente necessario per il nostro territorio. Grazie. Grazie Sindaco.
Prego, consigliere Musano. Sì, allora giusto sempre per aggiungere un contributo alla discussione. Ne avevo parlato già col sindaco, con la riunione dei capigruppi. Logicamente io entro nell'aspetto tecnico, perché è chiaro, l'aspetto economico mi sembra che c'è ben poco da fare. C'è necessità di chiudere i lavori e quindi pagare chi finirà i lavori, eccetera, eccetera. Ma logicamente questo è un progetto, l'ho detto già in un'altra occasione, nato male. E faccio un esempio semplice: è come fare una casa in un luogo che funziona tutto in maniera elettrica e non arriva la corrente. Non ha senso. Quindi fare un depuratore con grande tecnologia, eccetera, eccetera, quando si sa che a Montella non c'è lo sdoppiamento della fogna, acqua nera e acqua bianca, è chiaro che è facile pronosticare che quell'impianto non funzionerà. Quindi io capisco che non è, diciamo, è un'eredità che avete avuto dalla passata amministrazione, niente, non aggiungo altro, voglio dire, era un intervento, diciamo, che doveva essere perlomeno modulato e pensato. Però questa, voglio dire, è quella famosa logica che quando si apre un finanziamento uno si butta purché si prende, ma molte volte non va bene. Grazie consigliere Busano. Altri interventi? Va bene, grazie. Procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Due segretari. Grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Due segretari. Va bene. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2023-25, articolo 175, decreto legislativo 267/2000. Prego, assessore Volpe. Sì, allora procediamo all'approvazione della variazione numero 5 al nostro bilancio di previsione finanziaria 2023-25. Come mio solito, insomma, facendo riferimento all'allegato A che avete avuto a disposizione, vi illustro le variazioni in entrata e in uscita più rilevanti. Ovviamente poi sono a disposizione, cioè, dottoressa Nicastro, per ulteriori chiarimenti. Allora, nell'allegato A trovate innanzitutto una variazione in entrata, o meglio due variazioni in entrata per 170.000 euro, e sono entrambi legati all'attività di accertamento dei tributi. È in corso una ultima, ma abbiamo già quasi completato quella relativa agli anni 2018-19, sia per quanto riguarda l'IMU e la TASI. L'accertamento ha dato un risultato più che positivo, e quindi in virtù del fatto che appunto ci si adegua a questo andamento, anche al fatto che comunque normalmente si inserisce una stima prudenziale nel bilancio quando ancora non ci sono dati concreti, abbiamo la possibilità di incrementare il capitolo in entrata sia dell'IMU che della TASI, in particolare di 170 e di 50.000 euro. Poi abbiamo un importo di 7.033 che è riferito ai cosiddetti centri estivi, che è un finanziamento che ci è stato riconosciuto anche per l'anno 2023. Poi abbiamo 12.891 che sono le somme, in realtà la somma di tre contributi, due contributi regionali che riguardano la fornitura di libri scolastici e un contributo per quanto riguarda l'assistenza ai disabili. Poi ancora abbiamo alcune voci, insomma, relative soprattutto al nuovo personale, quindi adeguamenti delle voci di entrata e di uscita. Abbiamo 2.558 euro, che in realtà è un trasferimento di compenso che abbiamo in convenzione con altro comune. 4.000 euro, che è un ristoro che abbiamo ricevuto dall'ASL e che normalmente ci viene erogato per il centro sociale, per le utenze in particolare che riguardano il centro sociale. Poi abbiamo una somma di 32.000 euro che nel capitolo mette insieme le sponsorizzazioni per la festa della castagna per un importo di 24.000 euro e 8.000 euro legati invece agli incassi del canone unico. Poi abbiamo 3.000 euro che sono invece i proventi dal trasporto scolastico, 4.500 euro, in realtà in due voci di 4.500 euro legate ai diritti di segreteria e logito di atti. Ancora abbiamo 10.000 euro relativi all'occupazione di spazi aerei pubblici, in particolare abbiamo verificato
della richiesta di installazione dell'impalcatura, 4.000 euro per multe e sanzioni per violazione al codice della strada. Poi abbiamo un importo rilevante di 149.799 che in realtà mette insieme due finanziamenti, uno relativo sempre al dissesto idrogeologico, l'intervento in particolare che riguarda Stratola, e invece 70.000 euro che riguardano l'efficientamento della pubblica amministrazione, della pubblica illuminazione, l'abbattimento delle barriere architettoniche e anche la pista ciclabile di San Francesco, quindi 79 più 70. Ancora abbiamo 20.000 euro che è un contributo provinciale per attrezzature. E poi abbiamo un importo rilevante di 916.007,84 che sono fondi PNRR che abbiamo avuto per la realizzazione di un nuovo centro rifiuti. Questo per quanto riguarda le variazioni in entrata. Per quanto riguarda l'uscita, trovate una serie di voci che vi dicevo sono collegate a variazioni che ci sono state. Alcune sono proprio variazioni in uscita, altre semplicemente economie sul capitolo per aver collocato in un capitolo piuttosto che in un altro stipendiali, quindi troviamo un 3.302 che sono oneri previdenziali assicurativi obbligatori per dipendenti, poi abbiamo sempre 13.875 voci stipendiali al personale a tempo indeterminato che è sempre una nuova assunzione, un adeguamento delle indennità contrattuali di 5.250. Avete modificato alcune voci per quanto riguarda le utenze, la prima di 8.000 euro per quanto riguarda l'acqua, ahimè sempre in aumento, abbiamo 2.200 euro che è un ristoro per i messi notificatori, poi abbiamo la somma di 50.000 euro che è l'aggio che noi corrispondiamo per l'attività di accertamento, in realtà è in parte un saldo dell'attività già svolta, circa 20.000 euro, e 30.000 euro sono appunto su circa 200.000 euro che incasseremo dalla nuova attività. Nuovamente voci per utenza, purtroppo 8.000 e 2.000, gas ed energia elettrica, adeguamenti sempre contrattuali, quindi contributi obbligatori, adeguamento delle indennità 14.500 e poi 3.500, fondo risorse decentrate sempre legato al personale 6.671, poi abbiamo 34.833 che è in uscita, quello che entra per quanto riguarda, 34.833 legato ai contenziosi, purtroppo abbiamo avuto delle sentenze negative, quindi abbiamo dovuto prevedere il pagamento sia di sorti capitali che di spese legali, quindi abbiamo dovuto incrementare il capitolo. Poi ho trovato tutta una serie di voci negative che sono sempre legate al personale, sono economie in realtà semplicemente realizzate su capitoli, cioè aver collocato il pagamento di alcuni compensi su un capitolo piuttosto che un altro, quindi lo spostamento dall'uno all'altro, l'adeguamento delle somme. Ancora abbiamo un incremento di 10.000 euro del trasporto scolastico perché abbiamo aggiunto il terzo pulmino che c'era stato richiesto. In uscita la voce relativa ai libri scolastici, ecco, trovate ovviamente in uscita anche i finanziamenti, sia quello di 79.799 che vi dicevo per strato, che quello di 70.000 per l'efficientamento, per le barriere architettoniche e la pista ciclabile, un 5.000 euro che è lotta al randagismo, in realtà canoni dell'attuale canile. Poi abbiamo l'adeguamento Istat di Irpini Ambiente di 13.965, c'era in realtà stato richiesto già a inizio anno, non avevamo ancora corrisposto la somma e la trovate adesso nella variazione. Trovate in uscita il finanziamento sempre per il centro rifiuti di 916.000, ahimè 30.000 euro di energia elettrica, quindi il capitolo è stato ulteriormente incrementato per quanto possibile, e 50.000 euro per la pubblica illuminazione. Poi abbiamo ancora 2.798 prestazioni sono sociosanitarie che riguardano i disabili, in realtà è una voce in entrata e in uscita proprio perché si tratta di finanziamenti, ritrovate in uscita i centri estivi 7.820 e le sponsorizzazioni e canone unico 32.000. E poi abbiamo dovuto incrementare, anche se ovviamente sempre nel limite delle nostre possibilità, il fondo crediti di dubbio e difficile sezione che è stato incrementato di circa 3.000 euro. Queste le voci principali, se ci sono dubbi o altre voci che vogliamo approfondire sono a disposizione. Grazie Assessore Volpe. Chi vuole prendere la parola? In conclusione,
una sommatoria, quant'è Giuseppina, dalle entrate e l'uscita, consigliere? Siamo intorno ai 200.000 euro. Ce l'hai? Sì, un attimo che il dato... Se ce l'hai nel riepilogo, giusto per sapere... È questo lì, questo prospetto qua. Ah, ok. Siamo intorno al 1.000.000. Se vuoi, dottoressa Rega, se vuole... C'è gli atti, perché c'è nella proposta che sottoponiamo al revisore contabile. Io non li ho portati tutti gli atti. Vabbè, non vi preoccupare se eventualmente... Prego, dottoressa, prego. Dunque, è facile... Si sente? È facile vedere l'importo totale sia dal parere del revisore dei conti, che racchiude ovviamente le risultanze finali, sia anche dai prospetti che sono stati depositati agli atti, mentre lì è un po' più complicato perché il prospetto è diviso tra maggiori entrate, maggiori uscite, eccetera. Qui si vede che il totale è di 1.392.756,70 come variazione in aumento e quindi ovviamente compensata anche con le relative spese. Va bene, grazie. Considerato che tra le opere di conto capitale abbiamo 916.000, abbiamo voci importanti, quindi è facile... Sì, quello volevo sottolineare, che comunque ci sono i 916.000 del PNRR oltre agli altri due finanziamenti, quindi una voce rilevante è legata a finanziamenti, quindi a fonti che non impiega direttamente il Comune. Grazie, grazie dottoressa Nicastro, grazie assessore Volpe. Chi chiede la parola? Prego, sindaco. Diciamo, è attinente rispetto alle spese che sono state previste per l'inserimento di un ulteriore mezzo di trasporto per i ragazzi. Il Comune di Montella da ieri ha ottenuto un finanziamento dalla provincia per sostenere i costi del trasporto del collegamento Acerno-Montella. Questa è una cosa su cui abbiamo lavorato anche con un accordo tra comuni, perché si avverte la necessità, una volta ripristinata la strada, perché è stata poi anche ripristinata la strada, ricorderete, la primavera scorsa, e perché ci sono alcuni ragazzi che vengono a scuola, qualcosa che proprio per la impossibilità a utilizzare la strada di collegamento si era persa, che invece sta tornando, è importante anche per i nostri istituti scolastici, e quindi andremo a ripristinare questa corsa. Sicuramente nelle ore appunto legate agli orari scolastici, la mattina, e quindi è all'uscita, e se quei fondi che ci arriveranno, lo dico alla dottoressa Nicastro, mi dicono siano sufficienti magari anche ad implementare altre corse da e per Acerno, quindi anche dando la possibilità di spostarsi verso Montella a chi non va a scuola ma viene qui per lavoro, negozi o altro. Grazie. Grazie sindaco, altri interventi? Va benissimo, grazie. Procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 2. Grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 2, segretaria. Grazie. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022, articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118/2011 e simili. Prego, assessore Volpe. Sì, allora siamo chiamati a questo adempimento. Ricordate che il bilancio consolidato è sostanzialmente il documento contabile che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del cosiddetto gruppo amministrazione pubblica, cioè mette insieme tutti gli enti e gli organismi strumentali, eventuali società controllate e partecipate, per dare un dato aggregativo del funzionamento. In particolare viene redatto secondo un criterio proporzionale, cioè sostanzialmente si determina la partecipazione in virtù della quota di adesione dei singoli enti. In particolare è stata stabilita una soglia di rilevanza che col tempo si è abbassata dal 10 al 3%, in virtù della quale in effetti si tiene conto ai fini del consolidamento di dati economici, cioè non della partecipazione in sé, della quota di partecipazione, ma del attivo del bilancio, patrimonio netto e valore
valore della produzione per l'anno di riferimento, se superano il 3% diventano rilevanti ai fini del consolidamento. Vi dico questo perché in realtà nell'allegato che avete agli atti trovate tutti gli enti strumentali e le società partecipate, il Comune ne ha diverse, tuttavia tra queste soltanto tre allo Stato sono rilevanti ai fini del consolidamento e sono il Consorzio dei Servizi Sociali Alterpinia, l'ente idrico campano e l'ATO rifiuti. Tutti gli altri per i quali, ad esempio, non penso al CIRPO al quale abbiamo aderito recentemente, pur avendo noi una partecipazione superiore al 3%, il dato economico però è più basso e quindi non sono rilevanti ai fini del consolidamento. E in particolare in questo bilancio consolidato non ha rilievo nemmeno l'alto valore, pur essendo la partecipazione superiore al 3%, perché comunque è sottoposto a procedura di concordato. Quindi è semplicemente un aggregato dei bilanci dei singoli enti del gruppo pubblica amministrazione. Grazie assessore Volpe. Chi chiede la parola? Grazie, allora procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Grazie, ecco. È presente. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 2. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Grazie. Procediamo con il settimo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per l'installazione e gestione dei DEOS. Per quanto riguarda quest'ultimo argomento, il Comune era privo di questo regolamento che lo ha preparato. In relazione l'ingegnere Bozzacco. Grazie, ingegnere. Buongiorno a tutti. Questo regolamento e soprattutto la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi esterni occupati da attività commerciali era un argomento molto a cuore all'amministrazione comunale. Infatti sono stati affrontati due aspetti. Lo è ancora? Sì, ma lo stiamo risolvendo quindi. Diciamo che abbiamo tolto un peso. Sindaco, tu non manca occasione. No, ci siamo ancora. Mi scuso per la consecuzione temporale. Allora, abbiamo affrontato questa problematica sotto due aspetti. Il primo aspetto è quello economico. Con l'aiuto della Polizia Municipale siamo riusciti a recuperare tutti i suoli pubblici che prima non erano pagati e quindi vi era anche una perdita erariale per il Comune di Montella. Il secondo aspetto era quello del decoro. Abbiamo assistito a improvvisazioni da parte delle attività commerciali. Diciamo ognuno andava per un verso, quindi non vi era una razionalizzazione nell'utilizzo dei materiali, venivano utilizzati molte volte dei materiali non a norma, infatti molte volte insieme ai vigili urbani siamo dovuti intervenire per togliere questi materiali perché erano anche dannosi per la sanità e quindi dannosi per le persone. Quindi l'amministrazione ha deciso di razionalizzare questo aspetto. Abbiamo preparato questo regolamento e abbiamo dato la possibilità, prendo un po' il regolamento perché non riesco ad andare a memoria, di poter mettere diverse tipologie di DEOR. I DEOR sarebbero le sistemazioni esterne per poter accogliere le persone davanti soprattutto alle attività di tipo bar, attività che quindi somministrano bevande ed alimenti alle persone, quindi bar e ristoranti che hanno degli spazi all'aperto.
Abbiamo i deor di tipo A, i deor che possono essere sia stagionali sia continuativi, e sono essenzialmente formati dai tavolini esterni, quindi delle applicazioni che non vanno ad occupare permanentemente il suolo pubblico. I deor di tipo B, che sono delle pedane non fissate a terra, e poi abbiamo i deor di tipo C, che sono stabili nel tempo. I deor di tipo C sono, diciamo, delle strutture esterne formate da dei pilastri e sono coperte e possono essere utilizzate stabilmente nel tempo. Diciamo che quelli più impattanti sono i deor di tipo C. I deor di tipo C possono occupare il suolo pubblico per 3 anni, che possono essere anche poi passati a 5 dietro naturalmente richiesta all'ente, quindi al Comune di Montella. In questo modo noi diamo la possibilità ai bar di accogliere, quindi i bar e le attività commerciali che ospitano persone, di accogliere in maniera comoda le persone, e soprattutto diamo decoro all'esterno, in quanto noi diamo delle tipologie e queste tipologie devono essere rispettate. Recuperiamo anche dei fondi per il comune, perché facciamo pagare il suolo pubblico e andiamo a risolvere un problema annoso che ha afflitto, insomma, la comunità. Per le domande sono a disposizione, naturalmente devo vedere di preciso sul regolamento. Grazie ingegnere Bozzacco, grazie. Dovrei fare io qualche precisazione, giusto un paio di precisazioni. Sì, prego, assessore Volpi. No, volevo innanzitutto evidenziare che prima di arrivare al regolamento abbiamo ritenuto opportuno con l'ufficio fare una riunione con i soggetti direttamente coinvolti, in particolare con i bar e i ristoranti, perché ovviamente eravamo interessati a capire quali erano le problematiche che si erano poste negli anni e soprattutto se c'era un interesse a realizzare queste strutture, diciamo, semipermanenti, perché questa è la tendenza, insomma, lo vedete anche soprattutto nelle città più grandi, proprio perché c'è la possibilità di utilizzare la struttura anche nelle stagioni invernali, però ovviamente volevamo capire quali fossero i suggerimenti da chi è direttamente interessato, e quello che è emerso, in realtà poi quello che è emerso già un po' ovunque, era il fatto che, siccome l'investimento è abbastanza importante, la preoccupazione era legata alla temporalità dell'autorizzazione all'occupazione, perché potrebbe essere solo temporanea. In realtà c'è già un po' di giurisprudenza contrastante su quanto possa quanto tempo si possa concedere l'occupazione di suolo pubblico. In realtà i comuni si sono regolati in maniera molto diversa tra loro e proprio su questo aspetto, voi avete probabilmente il regolamento nella prima versione, abbiamo avuto modo di ragionare anche con la segretaria, rifacendo una ricostruzione anche giuridica, abbiamo ritenuto che i 3 anni forse sono limitati e quindi abbiamo portato a 5 la durata dell'occupazione, ferma poi una successiva autorizzazione. Abbiamo eliminato il rinnovo tacito proprio perché, comunque, essendo legata ad un'autorizzazione, quindi anche a delle prescrizioni che potrebbero non dipendere completamente dal comune, è opportuno poi riavviare la pratica dopo i 5 anni. Quindi 5 anni ci sono sembrati un tempo giusto per poter ammortizzare una spesa che è, insomma, a volte una spesa importante, perché il deor è una struttura, diciamo, semipermanente. Grazie assessore Volpe. L'assessore Volpe mi ha anticipato di ciò che volevo chiedere. È quello che, se c'era stata una riunione già con le varie attività, è un discorso. Anche questo potere l'assessore Volpe. No, infatti, su questo in realtà, come sempre, siamo un po' dispiaciuti, nel senso che alla riunione alla fine pochi dei diretti interessati hanno partecipato. Bene. Perché no, questo è ciò spesso che si fa la polemica, invece in realtà noi la volevamo però abbiamo colto proprio quella, perché comunque ci rendiamo conto del fatto che si tratta di un investimento, però l'interessamento c'è. L'assessore Volpe mi ha anticipato, purtroppo, mi ha anticipato. Un'altra cosa volevo aggiungere per quanto riguarda il deor, il tipo C, sì. Ovviamente là ci vuole, non l'ho letto tutto il disciplinare, ci vuole il progetto. Sì, ci vuole una pratica, sì. Perché saranno con coperture, sì, con spioventi, sì. Ovviamente. Ci vuole una pratica firmata da un tecnico abilitato con una serie di allegati tecnici che sono riportati nel regolamento. Sì, sì. Bene, va bene. Questa è una cosa, la troviamo abbastanza degna e colta la cosa.
Grazie, grazie, ringraziamo l'ingegnere Bozzacco. Prego, consigliere Musano. No, l'ingegnere Bozzacco, ho visto quindi che quello di tipo C, diciamo le delimitazioni trasparenti sono in vetro, non plastica e quant'altro, sì. Giusto? Sì, sì, sì. Ah, vabbè. Quindi no, io inviterei a prestare molta attenzione sulla certificazione di queste cose vetrate, perché ho sentito di avvenimenti, di rotture, voglio dire, per evitare, perché le delimitazioni in vetro dovrebbero essere a norma di sicurezza. Sì, cioè farei prestare molta attenzione a questa cosa qui. Sì. Grazie, consigliere Musano. Procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno. Io ringrazio tutti, ringrazio anche Montella.eu, sempre presente. Grazie e buona giornata a tutti.